Attraverso Mario del Giglio, guida. La realtà dalla quale provengono tutte le comunicazioni è solo una. Spero che oramai abbiate compreso che quando si dice tutto è oppure tutto è uno, si intende che la realtà è una, altrimenti le nostre parole restano scritte sulla sabbia e vanno via con il vento. Quindi non possiamo condividere che esistano tante realtà, ma viene spontaneo dire che ascoltare queste comunicazioni significa arrivare a concepire che la realtà è una. Diciamo quindi che tutte le realtà che riuscite a vedere, comprendere e percepire non sono altro che una illusione della realtà esistente. Altrimenti dovete accettare che si può sovrapporre alla realtà unica una realtà che è solamente illusione. Ognuno di voi crede che ciò che legge o che riceve da un'altra dimensione sia la realtà, non sapendo invece che dovete sempre porvi una domanda: quanta realtà riesco a percepire attraverso questo messaggio? Così facendo, arriverete alla fine della vostra esistenza dicendovi sempre: quanto ancora potevo imparare e non ho fatto, credendo di aver raggiunto la realtà attraverso gli insegnamenti ricevuti. È sempre qui il vostro errore. Non potete disconoscere che il mio pensiero su questo argomento non è limitativo, perché non sto dicendo io sono la realtà. Tanto è vero che in questo contesto si sono susseguiti tanti fratelli ed ognuno di loro ha dato la visione e la luce di quella realtà che aveva. Anzi, il più delle volte alcuni, pur avendo una visione di una realtà più ampia, non potevano trasmetterla perché l'uditorio non era in grado di percepirla. Tante realtà si sono manifestate e sempre in base all'uditorio che si aveva.